Dice il Rav, domande? Sì, Davide. Noi conosciamo soltanto una condizione. Se noi abbiamo un desiderio, noi lavoriamo. Se abbiamo un desiderio, noi non lavoriamo. In forma naturale è così. È vero, dice il Rav? Come può essere una condizione così che l'uomo può lavorare senza desiderio? O anche qualcosa che contro la volontà naturale? Io posso chiedere dal Borè che mi dia a me questo anelito desiderio di lavorare, anche se io, nei miei cheri miei, non sento nulla, nulla, nessun risultato nei miei cheri. Come lavora il padrone, non ho nessun desiderio, nessuna volontà, nulla, non voglio fare nulla per lui, non ho nessun atteggiamento, relazione con lui, nulla. E qui, in ogni caso, c'è la possibilità di chiedere delle forze, di avere la possibilità, forse, per essere capace di lavorare, di dare proprio capacità di operare. Che in questa forma naturale non ce l'ho, questo non può essere che posso avere, però chiedo di avere questo, questo che non ho. Non è la stessa forza come la forza del desiderio in forma naturale avrebbe scoperto in me stesso, si sarebbe scoperto in me stesso, verso questo piacere che sarebbe stato sentito in quel desiderio scoperto, forma naturale. Vuol dire che c'è, esistono dei desideri e contro di essi esistono dei piaceri e io faccio delle azioni per acquisire questi, raggiungere questi piaceri che si investono dentro di questi desideri miei. Questa è la forma naturale che noi così noi operiamo, lavoriamo. Questa è la macchina nostra come volontà di ricevere. Allora, adesso, io ho dei desideri e contrapposti a questi ci sono dei piaceri, però non mi illuminano, per esempio. Neanche mi illuminano, però non voglio lavorare secondo questo sistema, questo processo, questo genere. Io corro dietro questi piaceri continui. E dico no, io voglio lavorare in una forma diversa. Ok, io mi illumino dei piaceri, diciamo, da una condizione numero uno, diciamo. Allora è facile, è più facile. Io chiedo dal Borè, dammi la possibilità, per favore, di lavorare senza sensazione dei piaceri nella volontà di ricevere i miei. Mia, dammi delle forze, dammi la tua grandezza, diciamo, e allora avrò delle forze per lavorare in questa forma. E può essere però che ancora un grado più avanti, di più, che anche se ho questi piaceri contrapposti a questi desideri normali miei, però non voglio lavorare secondo questo, io faccio una restrizione. E dico no, con questo sistema di volontà di ricevere piacere non lavoro in questa forma. Io voglio lavorare al di sopra della ragione, come si è definito. Che io chiedo da te delle forze, anche di nuovo, l'importanza stiamo parlando qui. Così lo chiamiamo le forze, che io potrò lavorare per realizzare delle azioni e non dammi i piaceri che sono davanti alla mia volontà di ricevere mio, se no, sino grazie alla tua grandezza, davanti alla tua grandezza. E questo è un lavoro diverso, questo è un lavoro di sopra della ragione. Piano piano siamo arrivati, no? Si sta costruendo un istituto di questa capacità di capire che questo è possibile. E che questo succede e noi possiamo individuare un sistema che ci ha volontà di ricevere e contro di questi posto di questi piaceri, o io corro dietro questi piaceri in forma animalesca, o chi dico no, basta, questo sistema non voglio più toccarla, io faccio di essere una restrizione, la metto da parte, io voglio lavorare una forma diversa, che la grandezza del padrone, la grandezza del Borè, non è il piacere e il desiderio,
che questo ci indirizzerà a Memi in forma giusta. Allora in quel momento io chiedo, dammi per favore la capacità di lavorare secondo questo nuovo formato, una forma, la volontà di ricevere mia, sì, per i piaceri, perché non siano così, che si ricevino dentro della volontà di ricevere mia, no, questi piaceri che saranno della tua grandezza derivino, del tuo apprezzamento, della tua valorizzazione, dall'amore verso di te, del tuo apprezzarti. E questo è possibile. Quanto ci vuole del tempo perché questo si costruisca dentro dell'uomo, questo? Sì, si costruirà durante, attraverso il tempo. Anni ci vogliono. Però questo è il sistema nuovo che è definito una fede al di sopra della ragione, vuol dire l'adazione di sopra la forza della ricezione. È un sistema più evoluto, più elevato di quello normale che conosciamo, non so, quello a parte animalesca conosco, e questo sistema è chiamato il sistema della Dhamma. Noi adesso ci troviamo in un processo che stiamo per acquisire questo, sentire che sì, noi siamo in grado di questo. Però come questo viene costruito? Il fatto che io lavoro con gli amici e mi sforzo di costruire un sistema per dire materiale nelle relazioni fra di noi che è simile al sistema spirituale, e con questo io attiro la luce riparatrice e lui costruisce in me questo sistema secondo, questo sistema della fede al di sopra della ragione.